Salve a tutti gli internauti e ai lettori del Quotidiano di Sicilia. Siamo oggi con un ospite molto gradito e importante della scena musicale italiana, ma anche siciliana. Parliamo proprio di Mario Venuti. Buongiorno Mario Venuti, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Mario Venuti è con noi proprio perché il 7 maggio è uscito il suo nuovo progetto, che in realtà è due in uno, e ora spiegheremo anche perché. Perché trattiamo sia di un nuovo singolo, che si tratta della cover, del rifacimento di Ma che freddo fa, con ovviamente però il suo personalissimo tocco, e poi è uscito il primo dei 4,45 giri ad edizione limitata. Andrei con ordine, inizierei a parlare di questo ritorno da interprete, perché appunto Ma che freddo fa è un brano che è già edito ed è appunto noto ed è un evergreen della musica italiana cantato da Nada, però in questo caso Mario Venuti ritorna in veste di interprete. Perché questa scelta? Ma da tempo io volevo fare un disco di cover perché mi reputo sicuramente più un autore che un interprete, però col tempo come dire, mi sono costruito anche una vocalità che mi rende riconoscibile, quindi insomma il mio lavoro di interprete in questo caso viene valorizzato e messo in luce. L'idea E in questo caso era di reinterpretare delle canzoni della tradizione italiana che vanno dagli anni 30 fino agli anni 2000, quindi dal punto di vista temporale spaziano il più possibile, però servendo tutto questo in salsa tropicale, cioè vista la mia passione per la musica brasiliana. Queste canzoni diventano tutte dei samba, delle bossa nove, dei forró, samba canção, pagode, insomma, tutte le innumerevoli varietà ritmiche e stilistiche di cui è ricco il Brasile. Con la produzione di Tony Canto, gli arrangiamenti, visto che è un chitarrista con cui collaboro da tanti anni, abbiamo condiviso tante avventure insieme, lui pure è un grande appassionato di musica brasiliana, e poi c'è anche la partecipazione di alcuni musicisti brasiliani, soprattutto i percussionisti Mauro Fosco e Marcelo Costa, che da Rio de Janeiro e da New York durante la pandemia hanno mandato il loro contributo musicale, perché appunto le registrazioni si sono svolte durante il difficile periodo che abbiamo attraversato, e quindi insomma tutto dove va necessariamente avvenire a distanza. Poi abbiamo pensato di pubblicare questo su dei 45 giri, proprio per rendere onore all'epopea dei 45 giri, proprio perché queste canzoni sono tutte canzoni che a suo tempo uscirono in 45 giri, quindi ci sembrava bello ricollegarci con questo formato. E quindi i singoli usciranno in 45 giri, vinile, in edizione limitata, autografati, e quindi insomma chi vuole avere questo oggetto che così oggetto per collezionisti, perché poi insomma esaurita la tiratura non se ne avranno più a disposizione. E poi c'è un bellissimo progetto fotografico e grafico curato da Monica Silva, che è una fotografa brasiliana che vive da diversi anni in Italia. I 45 giri poi messi insieme, le etichette, quando si toglie dalla copertina, si mettono insieme e comporranno il titolo dell'album, che uscirà a metà settembre, anch'esso in versione, anche in vinile, in 33 giri. Quindi ci sembrava un modo anche diverso in un periodo in cui tutto avviene lo streaming, naturalmente ci sarà i mezzi appunto tematici contemporanei sono naturalmente contemplati, però ci sembrava carino dare la possibilità di possedere un oggetto, un gadget, quindi una musica concreta proprio dal punto di vista proprio come oggetto,
agli appassionati, perché ormai sono sempre di più quelli che sono tornati ad apprezzare il fascino della musica ascoltata su vinile, e quindi abbiamo voluto accontentare anche questa parte di pubblico. Sì, diceva bene, perché il vinile è tornato in auge, soprattutto negli ultimi tempi. Leggevo appunto che è uno degli oggetti più comprati, addirittura più dei CD, più del disco. Mi chiedevo come mai avesse scelto Ma che freddo fa, come prima canzone, come primo singolo, poi del nuovo progetto discografico. Ma guarda, puoi immaginare che scegliere le canzoni nel mare magnum delle migliaia di canzoni che si sono prodotte nel corso dei decenni in Italia era veramente un'impresa titanica, cioè mettersi a scandagliarle tutte era un lavoro impossibile, per cui si è andato un pochettino, non dico a caso, però un po' a istinto, nel senso che bazzicando un pochettino sulla rete andavo cercando delle canzoni e facevamo la prova a vedere se riusciva il gioco di trasformarle di darle il ritmo appunto vicino alla musica brasiliana, che era l'intento, l'idea che guidava un po' tutto, e si capiva un pochettino se il gioco riusciva, quindi è stato più l'istinto, non c'è stato un ragionamento, nulla di logico, razionale che ha guidato il tutto, ma più l'istinto. E poi alcune canzoni sono abortite strada facendo perché magari il gioco non riusciva come si voleva, e alla fine poi dopo il cerchio si è ristretto e abbiamo comunque però mantenuto appunto una certa temporalità, ecco, c'è una progressione temporale, c'è addirittura una canzone degli anni 30, poi c'è una canzone degli anni 50, i 60 ce ne sono diverse perché gli anni 60 si prestano particolarmente a questo tipo di riletture, chissà perché, qualcuno dei 70, degli 80 e fino agli anni 2000. Quindi insomma l'arco temporale è vastissimo, però sono poi tutte raccolte sotto questo ombrello stilistico che è quello dell'avvicinamento alla musica brasiliana. Questo è un incontro tra l'Italia e il Brasile. Molte di queste canzoni tra l'altro sono molto popolari in Brasile, sono molto conosciute perché la musica italiana, la melodia italiana è molto apprezzata nel mondo, e anche in Brasile i nostri artisti, alcuni hanno avuto sia negli anni 50, negli anni 60 molto successo, e quindi insomma credo che farà piacere anche ai brasiliani, perché io spero che questo progetto sbarchi anche dall'altra parte dell'oceano e quindi apprezzeranno anche delle canzoni da loro conosciute, e magari apprezzeranno anche il fatto che vengano riproposte con un vestito musicale a loro familiare. È un viaggio nella musica italiana, ma non in tutta la musica, ma in quella che ha lasciato davvero un segno. E quindi mi viene d'obbligo chiederle, soprattutto perché appunto lei non è solo interprete, ma è un autore, è un cantante, è un artista a 360 gradi, lo dimostra anche il progetto grafico e creativo che è appunto ha messo in moto accanto al nuovo disco che uscirà a settembre. Quindi volevo chiederle, secondo lei qual è lo stato della musica italiana oggi? Come sta la musica italiana? A me sembra in ottima salute. Ci sono sempre tantissimi nuovi artisti che si affacciano sulla scena con delle idee nuove, interessanti. Io credo che il livello di creatività dei giovani sia ottimo. Insomma, c'è sempre fermento. Quindi credo che si attraversi un buon periodo. Certo, lo stesso non si può dire del mercato, perché il mercato è diventato oramai piuttosto asfittico, però la musica gira, le proposte interessanti si fanno strada, e questo è l'importante, che ci sia musica nell'aria. C'è qualcuno che la colpisce particolarmente, che l'ha attirata, ha attirato la sua attenzione particolarmente? Beh, prima che diventassero questo fenomeno commerciale di Martino e Colapesce, li apprezzo da tanto tempo, oltre al fatto di essere dei conterranei, ma
poi soprattutto con Di Martino abbiamo fatto dei concerti insieme tempo fa, perché io apprezzo molto il loro lavoro, quindi insomma sono contento che finalmente raccolgano i frutti di un lavoro che certo non è cominciato ieri, ma è da diversi anni che va avanti, per cui sono ben contento del successo che stanno avendo. Volevo proprio parlarle di loro, ma anche di come la scena siciliana si stia facendo notare particolarmente, no? In quest'ultimo periodo penso a Di Martino e a Colapesce, ma penso anche alla rappresentante di lista. Sembra proprio appunto che la Sicilia sia ancora in grado e possa dire la sua musicalmente parlando. Ma sicuramente lo ha sempre fatto. L'ho sempre fatto, fin dagli anni 60, 70, Gianni Bella, e Umberto Balsamo, poi sono arrivati Battiato, e i De Novo, di cui facevo parte io. Insomma, la Sicilia ha sempre qualcosa da dire. Poi gli artisti siciliani sono sempre piuttosto, come dire, fuori dalle righe, sono piuttosto, sempre c'è una componente di originalità, di bizzarria, non so come dire. Gli artisti siciliani sono sempre un po' più strani degli altri, non so perché. La produzione, per esempio, media emiliana, pur gli emiliani sono molto bravi nel campo della musica, però tutto sommato rimangono in un ambito, come dire, non dico più convenzionale, però come dire, hanno una comunicazione che è anche forse più semplice. Ecco, gli artisti siciliani a volte sono anche più intellettualmente stimolanti, ecco, hanno un qualcosa in più, c'è sempre una componente anche un po' bizzarra, ecco, che poi forse fa parte del nostro carattere, no? Sì, possibilmente sì. Senta, moltissimi artisti in questo periodo hanno raccontato di come questo periodo strano che stiamo vivendo, ovvero la pandemia, abbia inciso in qualche modo nelle loro vite, ma anche nella loro vena artistica, nella voglia di fare musica. Per Mario Venuti? Beh, diciamo, questo silenzio forzato, questa immobilità indotta dalla pandemia, la stiamo soffrendo tutti dal punto di vista economico, artistico, siamo tutti un po' depressi e demotivati, però contiamo di recuperare al più presto e di far ripartire un po' il volano della musica. C'è qualcosa che ha riscoperto in questo frangente, dal primo lockdown in poi? Qualche passione, qualche hobby? La cucina, visto che i ristoranti sono chiusi, insomma, o si cucina o si muore di fame. Vabbè, dunque la cucina è stata sempre per me una passione, però ultimamente ho avuto modo di, insomma, di approfondire alcune cose, il piacere di farsi il pane da sé a casa, per esempio, una cosa che ho scoperto soltanto ultimamente. Leggevo anche Ligabue che ha iniziato a cucinare anche tanto, lui è diventato bravo con i fusilli, quindi è una cosa che vi accomuna, e anche qui c'è la Sicilia e l'Emilia, no? Come anche diceva prima. Senta, volevo chiederle, no? Tantissimi anni da interprete e anche da autore, proprio in veste di autore, volevo chiederle, secondo lei oggi di cosa c'è bisogno di parlare? Cioè, soprattutto questo periodo che stiamo vivendo, come un autore può riuscire a raccontarlo? E lei ci sta provando? Guarda, ci sono milioni di modi di parlare di uno stesso argomento, e al tempo stesso la canzone lascia uno spazio infinito, si può fare una canzone con qualsiasi cosa, con qualsiasi spunto, per cui il fatto che non ci sia limiti alle possibilità espressive di una canzone è un bene. Certe cose effettivamente sono molto delicate da parlare, probabilmente parlare della pandemia,
come dire, stare molto sulla cronaca, sull'oggi, è sempre un po' scivoloso, nel senso che si rischia un pochettino la retorica, e quindi si cercano delle vie alternative per alludere a delle cose contemporanee senza essere, appunto, senza fare cronaca nuda e cruda. E le possibilità espressive sono veramente tante. Volevo appunto anche chiederle, no? La pandemia ha limitato i lavoratori dello spettacolo, non mi riferisco solamente agli artisti, ma a tutto il mondo che ruota attorno poi ad un'esibizione. Nel suo caso però, ad esempio, lei nel marzo 2020 si è inventato Casa Casa Live Session, no? Quindi la voglia comunque di esibirsi, anche se non vi è un pubblico fisico che presenzia. Secondo lei, ad oggi, le misure adottate e quello che è ancora non si sta riuscendo a fare, effettivamente poi stanno andando a minare quella che è la musica intesa come cultura della italiana? Ma guarda, io credo che lo streaming è stato per un po', come dire, un escamotage per cercare di sopperire alla mancanza di musica, però credo che adesso mostri un po' la corda, nel senso che le esibizioni in streaming hanno dei grossi limiti proprio comunicativi, insomma, non è la stessa cosa, per cui anche l'entusiasmo nel farli è venuto un po' meno. All'inizio, nello scorso lockdown, quello di marzo, se ne facevano tanti, si facevano tante dirette, tutti erano sulla rete a suonare, a cantare. Adesso man mano la cosa è andata scemando, e rimaniamo, quindi teniamo duro nella speranza che si ritorni realmente a cantare dal vivo, perché l'emozione del palco, il rituale del palcoscenico è insostituibile. Senta, una carriera davvero immensa la sua, ma soprattutto ricca. Mi chiedevo se nel corso degli anni la definizione di musica, di che cosa è musica e di che cosa è talento, sia cambiata. Cambia sempre rispetto a quando ho cominciato io. I gusti sono cambiati. Anche se poi la musica popolare ha questa capacità di rinascere dalle sue stesse ceneri, a volte anche di qualcosa che si dava per morto poi resuscita e ci si rifà, ha una specie di istinto, come dire, antropofago, no? Rimangia se stessa, no? E alla fine si rigenera, insomma, un po' come l'araba fenice, ecco, rinasce dalle sue stesse ceneri. E quindi c'è tanto materiale che viene dal passato, che viene riscoperto, che le possibilità sono veramente tante. Qual era l'altra domanda? E se, la definizione anche di talento, se è cambiata. Anche quello, i talenti possono essere tanti. Credo che la musica permetta di dare la possibilità ad un artista di tirare fuori i propri talenti, che non sono necessariamente quelli che magari si ritenevano un tempo, appunto, il talento vocale. Alcuni hanno capacità comunicativa, forse questa è la cosa fondamentale, sapere comunicare, poi come lo si faccia, questo diventa secondario. Quindi che si abbia una voce sgraziata, stonata, però si ha un'urgenza comunicativa, si arriva lo stesso. Ecco, quindi diciamo che le regole formali sono venute un po' meno, non importa più tanto essere dei bravi cantanti, dei bravi musicisti, ma forse è più importante avere delle idee, avere capacità di trasmettere queste idee, capacità di comunicare. Credo che oggi funzioni più questo, quindi il talento sta proprio nella capacità comunicativa, nell'avere buone idee da comunicare.
Appunto parlavamo degli artisti di oggi, ma ci sono stati tantissimi artisti con lei, con cui lei ha duettato durante tutta la sua carriera, no? Penso a Franco Battiato, a Carmen Consoli, a Cesare Cremonini, giusto per citarne alcuni. Con chi vorrebbe duettare adesso se potesse Mario Venuti? C'è qualcuno che ha notato e che da lontano dice ci canterei magari questa mia canzone o un inedito? Ma il sogno sarebbe sempre quello della più grande, di cantare con Mina. Però io sono sempre del parere che tutto derivi da degli incontri, non tendo mai a programmare nulla. Come diceva Vinicius de Moraes, la musica è l'arte dell'incontro, anzi la vita è l'arte dell'incontro, ma anche la musica lo è. E quindi io mi lascio un pochettino guidare dal caso quando ci si incontra con dei musicisti e si ha un feeling, un'empatia particolare, si trovano delle affinità elettive, è bello collaborare. Quindi al di là dei nomi più o meno famosi, è bello un pochettino lasciarsi andare a queste occasioni. Senta, io la seguo sui social, su Facebook, e noto che appunto si racconta, a volte ci sono anche delle esternazioni, dei punti di vista abbastanza netti su alcuni argomenti. Secondo lei un artista oggi ha bisogno anche di questo per non essere dimenticato? Credo che fa parte della comunicazione odierna, ecco, questo rapporto così molto più stretto e diretto con le persone che ti seguono, credo che sia un ingrediente ormai insostituibile, una vicinanza, e quindi l'idea dell'artista irraggiungibile lì sul piedistallo che si aveva una volta non esiste più, non funziona più. Andiamo alle ultime battute. Le volevo chiedere se c'è un sogno che oggi Mario Venuti ha e qual è il famoso sogno nel cassetto. Qual è, se c'è? Diciamo che tutti i musicisti sotto sotto aspirano al silenzio, quindi io arriverò al punto in cui il mio sogno sarà il silenzio, regalerò silenzio. E allora sì. Ma il silenzio è la forma più alta di musica che ci sia. Vabbè, comunque sto giocando con i paradossi. Onestamente non lo so, perché credo che insomma di aver avuto una carriera fino adesso abbastanza ricca, anche se non ho mai raggiunto i primissimi posti delle classifiche, però ho sempre avuto delle grandi soddisfazioni artistiche, quindi continuerò a fare il mio lavoro da onesto artigiano, forse più che artista, come ho sempre fatto. Prima di lasciarci, noi siamo qui che abbiamo fatto questa chiacchierata proprio perché il 7 maggio vi è appunto Ma che freddo fa in versione samba, che segna anche il ritorno di Mario Venuti con un nuovo progetto discografico. Mario, cosa c'è da aspettarsi da questo nuovo progetto discografico? Mi hai già svelato qualcosa inizialmente, però se c'è qualche altra cosa che mi puoi dire, anche una canzone in più che potremo trovare. Purtroppo non posso dare i titoli, però sarà tutto molto, diciamo, il fatto che siano canzoni conosciute, e ci sarà il brivido della cosa conosciuta, ma al tempo stesso la sorpresa di una cosa inedita, nuova, un nuovo modo di recepire le stesse canzoni che si conoscono da una vita. Arriveranno alle orecchie, al cuore della gente in un modo diverso. Probabilmente cambieranno anche un po' il significato, ne avranno un altro. E questa è la sfida di questo disco. Questa è una chiave di lettura che non avevamo, quindi è un dettaglio in più. Si andrà verso una musica non leggera, ma anzi leggerissima. Ecco, per citare i nostri corregionali. Allora, noi ringraziamo Mario Venuti per averci raccontato il suo nuovo progetto discografico e aver chiacchierato con noi. Vi ricordo sempre che il 7 maggio è arrivata
su tutte le piattaforme, mi confermi Mario, mi conferma, sì. Su tutte le piattaforme Ma che freddo fa, ma non solo, vi è anche il primo dei 445 giri in edizione limitata, che fa parte di un altro progetto artistico e creativo molto, molto interessante e molto curioso. Grazie a Mario Venuti, grazie ai lettori e agli internauti che ci stanno seguendo. Grazie a voi, ciao.